in questa sede stupenda per le donne, questa accordo con l'ordine di avvocati. La sensibilità dell'amministrazione che una grande disponibilità dell'ordine, il presidente Torresi, riteniamo che questo sia uno strumento fondamentale, molto importante. Sì, vero, è una grande sfida, quindi di vincere per portare. Allora ci stiamo mettendo questa iniziativa. Si avvicina, c'è gli avvocati, si avvicina ai cittadini, esiste il gratuito patrocinio, è un istituto che ricordiamo esiste da sempre, però è molto distante, nel senso che molti non riescono ad accedere a una distanza anche fisica verso gli avvocati, sono il trade union, fanno istituzione e ora si avvicina ancora di più ai cittadini. Parlato prima di ruolo sociale, io proprio per questo ci tengo molto a stringere sulla comunità. Noi dobbiamo recuperare quel ruolo sociale che l'avvocatura ha sempre avuto e dobbiamo fare in modo che i cittadini con semplicità possano accedere a tutte le facilitazioni, anche quelle legate al patrocinio a spese dello Stato. Devo dire che mi piacerebbe incontrare sempre sindaci così sensibili su questi temi, perché con questa sinergia amministrazione, ordine degli avvocati, si può dare veramente molto. Ci darà una mano anche al cittadino, perché poi sappiamo che la pratica comporta dichiarazioni, comporta di problematiche. Al fianco del cittadino, insieme a tutti gli amministratori, per risolvere i loro problemi. L'anno giudiziario come si comincia? L'anno giudiziario? Vento, Tor Annunziata, abbiamo visto a Napoli che ci sono caos di una caccia al tesoro delle pratiche. Noi abbiamo un momento delicato di trasferimenti difficili, nei trasferimenti spesso accadono fatti imprevedibili, anche la possibilità che ci sia confusione per i facili. L'ordine ha contribuito sia a livello di risorse umane ma anche economicamente per far sì che questi traslochi avvengano ordinatamente. Ci auguriamo che tutto possa andare bene. Benissimo, grazie. Thank you.